per questo importante, diciamo, momento, un traguardo di vita spettacolare, gli 80 anni del maestro Vittorio Ribaudo. Facciamo un grande applauso, un grande augurio al nostro maestro Vittorio Ribaudo, che questa sera ha voluto festeggiare in maniera insolita, perché lui è un magnanimo d'animo e allora ha voluto non autocelebrarsi, bensì riconoscere l'operato di quanti si spendono quotidianamente perché la nostra terra sia sempre una terra migliore. Quindi grazie Vittorio Ribaudo, benvenuti alla 27ª edizione del premio Rubens, che ormai ha raggiunto quota 37 anni. Sono 37 edizioni che praticamente il premio Rubens mette in rassegna grandi nomi di isolani doc, ma non solo, anche personalità che hanno avuto a che fare con la Sicilia e quindi sono motivo di orgoglio, di vanto per la nostra bella Trinacria. Quindi un applauso ai premiati. Abbiamo visto in questa clip anticipati quelli che saranno i nomi, i nomi prestigiosi che andranno ad essere inseriti negli annali del premio Rubens, premio nato nel 1977 grazie alla geniale creatività del maestro Vittorio Ribaudo. Premio Rubens perché? Perché si rifà a un grande pittore fiammingo del Cinquecento, Peter Paul Rubens, che ha segnato la carriera artistica brillante, è stato, diciamo, l'ispiratore principale di Vittorio Ribaudo, quindi un modo per dire grazie a questo pittore fiammingo. E questa sera sono tanti gli ospiti che non hanno voluto disertare e soprattutto mancare a questo importante appuntamento che vede l'80esimo genetriaco del maestro Vittorio Ribaudo. Portati bene, portati con salute, perché voi sapete, Vittorio, oltre ad essere un grande artista, un grande pittore, è anche uno sportivo, quindi mens sana in corpore sano. Ne hanno fatto un uomo di tempra abbastanza forte e dinamica. Un grazie di cuore però al suo braccio destro, colui il quale ha messo in piedi tutta l'organizzazione di questa 37ª edizione del premio, ossia il nostro direttore artistico, il grande Rosario Belfiore. Quindi un applauso al grande. Vedo tantissime autorità, saluto il mio amico ammiraglio, contrammiraglio Nicola De Felice e il signore, tutti gli altri gentili ospiti che impreziosiscono questo bellissimo parterre per festeggiare gli 80 anni di Vittorio Ribaudo e per festeggiare la sicilianità, perché il premio Rubens premia il genio e la sicilianità dei nostri migliori figli. Quindi veramente grazie di cuore. Allora, perché dobbiamo festeggiare Vittorio Ribaudo? Perché Vittorio Ribaudo, giovani promesse nel campo dello spettacolo. Buona vita e ad maior sempre. Grazie, grazie Sabrina. Allora, io so che voi vi volete mantenere giovani, hai compiuto 80 anni, c'è una passeggiata. Qui questa sera dovete fare stadio scenico e drammaturgicamente particolare. E particolare perché è stato impegnato in grandissime opere e so che ha un curriculum vitae di tutto rispetto e per elencarlo non sarebbe bastata questa serata del premio Rubens. L'abbiamo così sintetizzato in quattro righe, veramente un portento. Grazie. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Volevo unirmi agli auguri per Vittorio Ribaudo, che l'ha dietro. No, qua va. No. Ciao Vittorio, auguri. Intanto buon compleanno. Ti ringrazio tantissimo per l'invito, anche perché mi emoziona particolarmente stare ad Augusta ed essere in qualche modo onorato per la mia arte e per comunque una storia che mi ha accennato. Devo dire, vi svelo un piccolo segreto. Da piccolo ho visto dipingere Vittorio a casa mia. Aveva fatto dei riquadri sul purgatorio, mi sembra. E c'era tantissima corporeità.
Adesso io non so quanto osservare Vittorio, che è un po' poeta, un po' clown, un po' non so, è dolcissimo, ma nello stesso tempo è dionisiaco. Non vi emozionate, potete salire. Venite, sono venuti da Palermo apposta, dico io, no? Dei colleghi del set, è un piacere rivederli. Siamo stati a Palermo qualche giorno fa, abbiamo presentato l'anteprima nazionale. Ciao, l'anteprima nazionale di Vite Deviate. Buonasera. Ciao Giuseppe, è stato veramente un grande successo al Cinema Colosseum di Palermo. C'è stata una mobilitazione del capoluogo isolano a vedere queste Vite Deviate. Devo dire, è stata veramente una grande festa, un grande trionfo per Angelo Faraci, che in quella storia siciliana. Stasera in questa bellissima location anche a Patrizia, che mi è stata accanto tantissimo per la riuscita di questo progetto, e possiamo dire che è riuscita alla grande. Ci sarà anche un seguito, vi è stata una bella trama, abbiamo una... Yes. Quindi la voglio per un giorno e mezzo. Allora, attore versatile e completo, lo abbiamo ammirato ed apprezzato in TV grazie ad Amore Criminale, in onda su Rai 3, e poi ancora Commissario Montalbano, Onore e Rispetto, Il Giovane Montalbano, 100 vetrine e tantissime altre produzioni, ma anche in importanti pellicole cinematografiche, impegnato in prima linea a diffondere la cultura della non... Ancora mi sento, lo sai, oppure è lei, lo so. Quindi con l'ansia. No, che dire, veramente, gioco fuori casa, perché qua conoscevano tutti il maestro personalmente. Io non ho mai avuto il piacere, però sono veramente onorato dell'invito e del premio che sto per ricevere dalle sue mani, perché ho visto delle cose veramente strepitose. Mi sono informato prima su internet, ho controllato, veramente complimenti. E come diceva il collega e amico Angelo, noi siciliani abbiamo tanta arte, no? E quindi cerchiamo di portarla sempre fuori. Quando incontriamo dei talenti del genere, veramente c'è da fare un occhino e da dire sicurezza e padronanza si impossesserà di te. Un'altra cosa è la generosità di mio padre, che è una persona che nonostante la sua grande carriera è rimasta molto umile e sempre disposto ad aiutare le persone più giovani. Ma glielo facciamo un applauso al maestro Giordani. Io vorrei fare una cosa particolare, vorrei giocare qui sulle emozioni e vorrei che a consegnare il premio, oltre al direttore artistico Harry Paolo, ci fosse anche il papà Marcello Giordani. Un ragazzo molto timido, più timido di me, non mi aspettavo queste parole che mi hanno commosso. Grazie. Bravissimo, allora vogliamo effettuare la consegna del premio al nostro Michele, suggellato dalla presenza del papà. Questa è... una piaga dilagante, e ancora tantissimi altri concerti come il concerto di Natale tenuto proprio ProLilt in questa bellissima location che è Città della Notte, che ringrazio e saluto per averci ospitato all'interno di questa bellissima sala. E ancora un'altra cosa particolare è stato il Kivalis Awards, con la consegna di premi a studenti meritevoli di Paolo. Buonasera. Ben ritrovato, e saluto anche la sua gentile consorte Maria Pia con molto affetto. Allora, questa è la motivazione. Per l'instancabile impegno profuso da anni nelle attività di supporto, coordinamento e supervisione delle operazioni connesse con le esigenze logistiche della Marina Militare e delle nazioni alleate, nonché nella ricezione dei migranti nei porti isolati. Certezza di vedere in Sicilia veramente tanti grandi artisti,
E peraltro adesso volevo anticiparti che lunedì consegnerò alla comunità siciliana augustana un dipinto del XVIII secolo che era stato custodito dal Novanto, quindi dal momento del terremoto, da noi, e l'abbiamo fatto restaurare dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Siracusa, e lo restituiamo alla Sovrintendenza, che spero lo dia anche a qualche bella chiesa augustana. Di cuore ti dico, Vittorio, che sei una persona grandissima. A parte l'artista, io ne capisco poco, però so che mio figlio, se gira per le strade di Augusta, che è il mio paese, vede qualcosa di bello anche nelle pareti che vediamo a Brufoli e in tante altre zone del nostro posto, piccolo ma grande, è grazie a te. E quando posso vedere anche vivere il mio mare, la mia terra, anche tramite i tuoi dipinti, questo per me è motivo d'orgoglio e va oltre ogni forma di complimento che posso farti, perché veramente vorrei dire tante altre cose e portarle qui a nome di chi non c'è. E io ringrazio te, ringrazio la tua famiglia, siamo vicini nella quotidianità, gli momenti più o meno sereni, però questa è vita e ho il piacere di vedere questi occhi spesso che dicono tanto di quello che porti dentro. Dalla direzione artistica. Volevo sottolineare un aneddoto che poi è un fatto reale. Mi trovavo a Brugoli mentre mangiavo un bel panino con la mortadella e vidi il maestro Di Paolo affrescare una parete di una delle case di Brugoli. Io godevo del mio panino, lui godeva della sua pittura. A un certo punto mi pose una domanda: perché? Perché affresca le pareti delle case di Brugoli? Questo perché in seguito poi ci accomunò, perché io diedi una risposta a questo perché, e nacque Ricordi in ordine sparso, il mio quarto libro, che riporta alcuni suoi quadri delle pareti di Brugoli, e fu quindi quel perché, la molla dalla quale nacque. Personalmente vorrei ringraziare per aver scelto Augusta come la sua seconda patria, e quindi è stato un bene per tutta la nostra comunità avere un artista come Vittorio, grande personalità sia culturalmente parlando e anche sportivamente. Un immenso affetto e gratitudine per averci trasmesso l'amore e la passione artistica del gioco del tennis. Leo Panarello, Baby Marti, Nini Garcia, Cesare Rizza e il nostro Paolo Moscelli, che non è presente. Vittorio. Buonasera, carissimo Davide. Quanto sei brava. E poi vediamo quanto sei brava. Sì, uno, due, tre, proprio quanto sembrava. Buonasera a tutti, signori. Ma qua c'è sempre il parterre di amici, perciò veramente Vittorio non te passare. Auguri da Davide Simone Vinci. Auguri.